Secondo me è scivolato l'onorevole Di Maio, perché una persona che si candida a fare il Premier, che dica non vi meravigliate se ci sono manifestazioni violente, secondo me ha fatto uno scivolone. E detto questo, credo anche che per quanto riguarda il caso Minzolini ci siano componenti che non possono essere risolte, anche se capisco che propagandisticamente renda molto lo scambio, perché ho visto i nomi dei senatori, molti non sono affatto renziani. Quindi credo che lì ci siano state diverse componenti, probabilmente un'operazione per salvare Minzolini, probabilmente una parte di senatori che in senso corporativo si sono sentiti colpiti dalla magistratura e quindi hanno reagito. Tutti nobili principi, diciamo. Non voglio dire questo. Tutti nobili principi. No, scusi. Se vuole fare propaganda la faccia. No, ma quale propaganda? Vuole questa fare... mi scusi. No, però Franco sta dicendo, è composita, diciamo, la motivazione. Che quel voto è composito. Se poi vogliamo leggerlo in modo facile e semplicistico, facciamolo, ma rischiamo di non portare niente a una lettura esatta di quello che è successo. Tutto qua. Ma semplicemente perché salvare Lotti in quelle... Lotti è un'altra cosa. No, stavamo parlando del voto di scambio. E lei stava dicendo, non sono tutti renziani, questo vuol dire che ci sono dei renziani, ma soprattutto salvare Lotti dalla mozione di sfiducia significava in quel momento salvare il governo e quindi salvarsi la poltrona. Poi mi permetta di dire anche un'altra cosa. Io non ho mai incitato alle violenze, ma posso essere preoccupato se un Parlamento viola la legge e lì fuori ci saranno delle persone sempre di più che possono violare la legge. Per me quello è un problema. Io spero sempre che non ci siano violenze in questo paese, ma è anche vero che c'è un problema, c'è un problema enorme. Quello che si vota in Parlamento ha rispettato la legge, istiga... però. Questo lo dovrebbe dire non come vicepresidente. Non l'ha rispettata la legge, è un atto contro la legge, me lo dicono tantissimi studiosi e accademici che sono stati intervistati in questi giorni. Il Parlamento viola la legge dal suo punto di vista? Ma certo, decadenza dai pubblici uffici. Il senatore è un pubblico ufficio oppure no? Ma c'è una sentenza passata in giudicato. Che può non piacerle e che può portare alla Corte Costituzionale per far abolire. La legge Severino dice che l'ultimo voto sia del Parlamento. La legge è stata rispettata. È importante che un vicepresidente della Camera lo sottolinei. Quella legge non poteva scrivere il contrario. La Camera doveva votare. Quello è. Però ma se c'è una sentenza passata in giudicato, nessuno mi convincerà mai che è un atto a favore della legge contraddire una sentenza della magistratura in via definitiva. A meno che non diciamo della Camera, che il Senato è il quarto grado di giudizio. Diciamo che il Senato è il quarto grado di giudizio. È una legge che non piace a molti. Gradi di giudizio, è legittimo si va al Senato che non le piaccia. E ti salvano e è ti giudicano. È legittimo che non le piaccia. Prego. No, sì, io rispetto a quanto stavo dicendo sul peso delle parole, sull'importanza delle parole, ho sentito anche in questi giorni radere al suolo, insomma si usano delle espressioni molto forti, ne capisco anche il motivo molto spesso, però se c'è una cosa che a me dispiace del fenomeno 5 Stelle è questo voi, questo loro, questo pluralismo, questo generalizzare. Io so per esperienza diretta, e sono sicuro che lo sa anche lei perché sta là dal 2007, che ci sono delle persone all'interno dei movimenti politici, anche quelli che più attaccate, parlo del PD, ma parlo anche di tanti esponenti della destra o di altri, che in Parlamento, in Senato fanno un lavoro da tantissimo tempo, importante, serio, e invece l'atteggiamento del noi puliti, loro tutti marci, tutti sporchi, secondo me ha fatto sì che questo è un paese dove la politica non ha più nessun appeal, non ha più nessuna importanza, non ha più un mese fa sono entrato alla Camera perché ero stato invitato dalla Presidente dopo che aveva fatto Lampedusa, sì. Che era insomma la fiction, cioè, che parlava di quello. No, fuoco a mare magari avessi fatto quello. L'ho fatto due puntate per Rai 1 che si chiamavano Lampedusa. Esatto. Sì. E quindi siamo stati invitati. Magari qualcuno dice Amendola ha fatto fuoco a mare, va bene così. La faranno, diceva Totò, la faranno. Esatto, la faranno. E io sono entrato nella Camera e ho avuto veramente un modo di... Un'emozione. Un'emozione forte, anche di appartenenza, insomma. E
l'ho visto negli anni, ho visto la mortadella sventolare, ho visto voi sopra i tetti, ho visto gente rossa con le vene, veramente umiliare quel posto. Allora, secondo me, dovete avere un po', forse oggi che veramente vi potete riconoscere nella prima forza del paese, recuperare un pochino anche quel segnale che comunque quelle istituzioni, quel posto, tanta gente che lavora là dentro e fa parte di altri partiti politici, sono persone molto stimabili. Vanno rispettate le istituzioni. Io su questa cosa... Breve poi franco, conclusivo, cosa... proprio un fulmine. Io sono d'accordo. Ci siano 650 farabutti là dentro. Che ci siano all'interno degli altri partiti delle persone oneste e rispettabili, questo non l'ho mai messo in dubbio. Che le istituzioni dello Stato vadano rispettate, bisogna credere nelle istituzioni dello Stato, non l'ho mai messo in dubbio. Oggi sono 4 anni esatti che sono stato eletto vicepresidente della Camera e ho sempre presieduto quell'aula, onorato di poterla presiedere. Ma non era assolutamente ci sono una due cosa... questioni fondamentali. Una, chi decide nei partiti? Perché ci possono essere persone oneste, ma la linea politica la danno sempre gli stessi, quelli che ci hanno rovinato. E due, dividiamo le persone dalle istituzioni, perché quello che agitava la mortadella sta offendendo le istituzioni. Ma le istituzioni della Repubblica sono l'unico strumento democratico che abbiamo per cambiare le cose. Per questo chiediamo... Ma questa è un'ottima specifica. Massimo Franco, un fulmine alla domanda, un fulmine alla risposta. Lei di fatto... si candida o viene candidato dal suo movimento a fare forse il Presidente del Consiglio. Volevo solo chiederle che cosa sta studiando in questo periodo per colmare lacune che se non altro ha per inesperienza. Quindi su che cosa sta approfondendo sul piano della cultura di governo? Guardi, il Movimento 5 Stelle in generale, perché poi ovviamente la squadra di governo ancora non l'abbiamo formata, ma gli italiani devono sapere che saremo una forza politica che presenterà la squadra di governo prima delle elezioni politiche. Come in a Roma. Questo momento non l'abbiamo fatto a Roma, infatti abbiamo imparato da quello. Roma, abbiamo imparato da quello. Presentare la squadra di governo prima delle elezioni è fondamentale e non l'ha mai fatto nessuna forza politica a livello nazionale. Detto questo, in questo momento noi siamo impegnati su un lavoro di costruzione di un programma partecipato proprio per colmare anche alcune lacune su cui non avevamo preso ancora posizione in questi anni. Il vero tema è dare un programma organico di cambiamento di questo paese che passa anche per la messa in discussione di alcuni dogmi, per esempio quelle dei parametri europei. Dobbiamo andare ai tavoli e cominciare a dire: guardate, noi abbiamo 9 milioni di poveri giù e 400 imprese che falliscono ogni giorno, mi dispiace, dovete cambiare questi parametri, se no dei 20 miliardi che vi diamo all'anno 10 ce li teniamo. Temo che loro ci dicano: beh, smettete di spendere più di quello che avete. Beh, spendere più di quello che avete significa anche cominciare a rivedere il meccanismo del debito. Se noi vogliamo ripagare il debito che abbiamo, e lo dobbiamo ripagare, dobbiamo fare degli investimenti che consentano allo Stato un gettito e con quel gettito ripaghi il debito. Questo è un ragionamento che conosce qualsiasi imprenditore. Se tu vai in banca e chiedi un prestito per comprare la Mercedes, il mese dopo non puoi pagare le rate del prestito. Se invece compri macchinari per la tua azienda e fai investimenti, con maggiori proventi ripaghi il prestito che hai avuto. Cosa è comprare in un Italia gelato, una in cosa questi una anni abbiamo comprato con il debito bonus elettorali, promesse non mantenute e una serie di provvedimenti come il Jobs Act che hanno solo buttato soldi alla finestra. Il senso del cambiamento.